siamo a Moncalvo con Andrea Giroldo, vice sindaco e anche assessore alla sicurezza del comune, che si è occupato in prima persona di monitorare e organizzare tutto il piano per questa fiera ai tempi del Covid. Un commento su questa due giorni di fiera, due domeniche di fiera. Sì, grazie. È stata dura, eh. Abbiamo lavorato mesi con le forze dell'ordine, con tutti i vari corpi di volontariato intervenuti, quindi la Protezione Civile di Moncalvo, la Protezione Civile di Portacomaro, l'Associazione Nazionale Carabinieri, la Folgore di Asti, la Polizia Municipale chiaramente, per riuscire a creare una struttura capace di reggere la Fiera del Tartufo di Moncalvo, un evento che in genere conta almeno un paio di decine di migliaia di persone per domenica. L'anno scorso siamo stati sugli 8.500, adesso in questo momento siamo sui 2.500, stimiamo di arrivare più o meno al numero della settimana scorsa, forse un po' meno visto il tempo. Uno sforzo grande, più di 50 uomini intervenuti per la sicurezza, coordinati tramite il ponteraglio della RCM Monferrato. Ma ce l'abbiamo fatta, abbiamo retto l'impatto, abbiamo gestito il distanziamento, gestito il rispetto delle norme, quindi l'uso della mascherina, sanificazione delle mani, distanziamento e tutto il resto. Abbiamo ricevuto i complimenti di molte realtà e istituzioni superiori a noi, questo ci gratifica e siamo convinti che sia fondamentale riuscire a garantire la sicurezza senza per questo chiuderci in casa e smettere di vivere e soprattutto smettere di lavorare. Abbiamo dato una grande dimostrazione, credo.